È l'Istituto Comprensivo Statale Matteo Nuti di Fano ad aggiudicarsi l'assegno di 2.500 euro messo in palio dal gruppo ERA per la campagna di digitalizzazione delle scuole. Il progetto DigiLode è stato ideato per coinvolgere le scuole primarie e secondarie di primo grado, pubbliche e paritarie. Siamo sorpresi perché questo è un premio che ovviamente va a valorizzare anche le possibili attività della scuola e siamo ben contenti che sia l'ERA che altre magari associazioni possano davvero nelle loro attività pensare anche alla scuola come destinatari di questi fondi. Diciamo. Interessante il percorso, no? Che ha portato a questo premio. Naturalmente è dovuto alla volontà degli utenti, dei cittadini, di coloro che comunque hanno inteso associare, no, in qualche modo la loro attività con quella della nostra scuola. DigiLode contribuisce alla digitalizzazione delle scuole nelle città dei clienti che adottano comportamenti digitali virtuosi attivando i servizi digitali a disposizione. A ciascun comportamento digitale è stato attribuito un punteggio che è funzionale alla generazione delle classifiche. Ogni volta che un cliente attiverà un servizio digitale di ERA, il punteggio verrà ripartito tra le scuole del suo comune. Inoltre, il cliente può attribuire il punteggio direttamente alla scuola scelta compilando il form online dedicato. Così facendo, i punti vengono moltiplicati. Oggi siamo qui alla scuola Nuti di Fano per premiare la scuola. La scuola ha vinto un premio. Il premio è legato a un concorso che era ormai in piedi da molti anni, che si chiama DigiLode. Questo concorso unisce i comportamenti efficienti e digitali dei nostri clienti ad un premio in denaro che poi la scuola del territorio si aggiudica, in questo caso 2.500 euro che eroghiamo ad una istituzione scolastica molto importante. Che cosa farà la scuola con questi soldi, con questi denari, con questo premio? Li utilizzerà, ai sensi del regolamento, per acquistare attrezzature digitali per la didattica. Quindi un risultato che unisce comportamenti ecosostenibili dei clienti a un contributo concreto all'istruzione dei nostri ragazzi. Il gruppo ERA con questa iniziativa sostiene l'innovazione, sviluppa il territorio e tutela l'ambiente, contribuendo al raggiungimento dei 5 obblighi dell'agenda ONU. Oggi circa il 70% delle aule dei complessi scolastici italiani ha una connessione di rete generalmente inadatta alla didattica digitale e sono 19 minuti il tempo che gli studenti italiani utilizzano il computer in classe contro una media OCSE di 25 minuti. Questa cifra naturalmente va ad implementare un po' tutte le attività che consentono di ottimizzare i percorsi e le attività, insomma, di progressiva innovazione tecnologica dell'istituto. In particolare in questo caso abbiamo l'intenzione di potenziare la nostra biblioteca che vorremmo in qualche modo trasformare in una biblioteca digitale a tutti gli effetti attraverso l'acquisto di software ed hardware che consentono poi anche la gestione della stessa a livello chiaramente digitale, quindi con il prestito interbibliotecario, bibliotecario, la catalogazione online e quei servizi che effettivamente potrebbero anche sostenere molte delle attività che i ragazzi fanno e dare una continuità alle attività che fanno a scuola anche a casa, sostenendo naturalmente la promozione alla lettura che per noi è comunque fondamentale.